Eccoci qui. Allora, noi abbiamo messo in ordine le tracce e abbiamo cambiato il colore e i nomi. Questa operazione si può fare anche sulle singole pattern. Per esempio, noi abbiamo sulla pattern 1 la drum. Quindi andiamo sulla pattern 1 e cambiamo il nome. È la stessa funzione che qua, l'abbiamo qua, rename color. Clicchi lo lascio, però fa lo faccio dello stesso colore di questo. Mi pare che era questo. Ok. Così, ecco, così abbiamo anche questo, lo facciamo uguale. È verde. No, 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 rosa, verde. Abbiate pazienza. Ok. E anche questo lo facciamo con la stessa logica, e cioè verde. Così lo facciamo su tutti i pattern. Questo è il basso, questo è il piano, questa è la synth, Aura Synapse. Ovviamente salviamo il progetto. Ok, eccoci qua, andiamo avanti. E adesso, come vi avevo detto ieri, vi farò vedere come si inserisce un file audio presente nel vostro computer. La pattern libera mi sembra che sia la 6, eccola qua. Quindi andiamo su Add Canale, Add Channel, None, e si inserisce questa cosa qua, Sampler. Quindi clicchiamo destro, facciamo Load Sample. E Load Sample ci abilita, eccolo qua, ci abilita, insomma ci apre il file. Ce ne scegliamo uno, ecco qui su Pax per esempio ci sono dei vocali. E qui ce ne abbiamo alcuni già predisposti. Oh, queste ovviamente sono le note La, Si, Do, Re. Facciamo Baby o Come Come On. Come On. Ora allora, mi serve un Do perché noi siamo con la base sul G minore. Ok, e le inseriamo qua. Alziamo la battuta. Ok. Vediamo come suona. Ovviamente la inseriamo nella timeline e potremo fare una introduzione qua a questo punto. Andiamo con la matita, lo facciamo iniziare tipo qua, qua, qua e qua. Vediamo che succede. Ovviamente l'abbiamo inserito, però possiamo lavorarla questa voce, eh? Possiamo lavorare. Come vedete, qui è cambiato il nome, c'è il nome del file MP3 WAV che abbiamo caricato, in questo caso è questo qua. Ci assegniamo il solito mixer e ci cominciamo a fare degli effetti. Potremmo fare una specie di delay per allungare la nota. Vediamo come suona. Torniamo su mix e la cosa interessante da inserire sulla voce è il gross beat che abbiamo visto per le altre cose. Anzi, prima inseriamo un chorus e sentiamo come viene. Ok, se lo volessimo velocizzare a sto punto facciamo il gross beat e mettiamo per esempio una cosa, ecco, tipo così, vediamo che viene fuori. Tipo uno scratch, una specie di rap elettronico. Sentiamo come viene. E come promesso ieri, vi
detto la melodia, cioè un ritornellino. Lo mettiamo con il piano, però potremmo cambiare registro. Comunque ho già inserito sia il canale, che è la prima pattern libera, che è la 7, che le note, che sono queste. E ascoltiamo com'è. Ok, da qua. Ascoltiamolo, lo inseriamo qui nel timeline, due volte lo ripetiamo, ovviamente finisce prima del 4 quarti, quindi bisogna recuperare qua. Inseriamo tutti gli altri strumenti che abbiamo già messo e ascoltiamo cosa viene fuori. Facciamo da qua. Direi di metterci anche la voce con lo stesso criterio di come l'abbiamo messo qua. Da dove inizia? Da levare. E vediamo come suona. Ricominciamo da qua. Questa parte qui è un po' monotona, ci aggiungeremo delle altre cose oppure taglieremo, incolleremo, ci inventeremo qualche cosa per renderlo un po' meglio e poi proseguiremo. Qui abbiamo il minuto, di quanti minuti e secondi è composta la base. Vabbè, questo è il player, lo sappiamo. Una cosa che non vi ho detto, ve la faccio vedere adesso. Questo è il volume, questa è la tonalità. Insomma, presentiamo. Ma è troppo alto, l'avevo abbassato perché sennò non si può parlarci sopra. Va bene, per oggi abbiamo fatto queste piccole modifiche, queste piccole migliorie, e domani lavoreremo qui e proseguiremo anche qui se ce la faccio. Qui, perché è monotono, inseriremo degli effetti, del rap, qualche cosa mi inventerò, vediamo cosa succede. Quindi stay tuned, come si dice in inglese. Va bene, alla prossima, grazie di avermi seguito.